Circa 200 ragazzi che frequentano le prime classi dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea e l'Istituto Comprensivo Don Mottola della stessa città si sono dati appuntamento alla Pineta per un'attività di pulizia. La giornata di pulizia arriva al termine di Puliamo il tuo parco. L'iniziativa lanciata lo scorso aprile, che ha coinvolto 20 parchi d'Italia, uno per ogni regione, e la Pineta di Tropea, è stata scelta dai consumatori calabresi tra i parchi in gara in regione. È un'area bellissima, un biglietto da visita per Tropea, diciamo prospiciente al porto, quindi va sicuramente riqualificata. Negli scorsi anni con l'Istituto Superiore abbiamo presentato anche un progetto, i ragazzi hanno immaginato cosa vorrebbero di questa Pineta e hanno presentato al Comune una progettazione, quindi l'augurio è che questa progettazione piano piano venga recepita e questo parco diventi veramente uno degli emblemi di Tropea. Da sottolineare che l'Istituto Don Mottola è il vincitore del concorso Legambiente Valle Lata, per cui potrà usufruire di attività di educazione ambientale per l'anno scolastico in corso. La partecipazione è stata molto molto attiva e adesso passiamo, tra virgolette, la palla ai ragazzi perché intervengano fattivamente con un'azione costruttiva nei confronti di queste aree verdi che devono essere recuperate, scovate, mantenute, e certamente i ragazzi avranno le loro richieste da fare all'amministrazione per una messa in sicurezza, una valorizzazione e soprattutto per permettere loro la gestione di questa pineta.